Bentornati a Memorie 8-bit, memorie di un tempo in cui quando arrivava la pubblicità in mezzo a un cartone animato non era poi così male. Se io vi facessi vedere questo, che cosa provereste? E questo? Mi sentite? In sala comando sono tutti pronti. E questo? Solo il computer poteva creare autorobot. E questo? Più intelligenti di un extraterrestre, più belli di un UFO. E questa pubblicità sul topolino? O quest'altra pubblicità sul topolino? O questa? Questa? E questa? Oggi vi parlerò di questo libro qua. Mi è stato consigliato alla sua uscita da uno di voi, grazie Alessandra. E ho capito immediatamente che avrebbe avuto senso parlarne in questo canale e soprattutto avrei gradito leggerlo. Quindi ho scritto personalmente alla Fase Edizioni per farmi spedire una copia se avessero voluto, perché non ho mai fatto una cosa del genere, e loro me l'hanno spedito e io l'ho letto e mi è piaciuto. 10 anni nel Paese delle Meraviglie, scritto da Alberto Ferrarese insieme ai suoi figli Lapo Ferrarese e Nicolò Ferrarese, che io invidio tantissimo e tra poco capirete perché. Edito appunto da Fasar Edizioni. La Fasar è un'agenzia di comunicazioni, si occupa di pubblicità ed è stata fondata proprio da Alberto Ferrarese. Questo libro, nello specifico, parla del periodo delle pubblicità per la linea Jig dal 76 all'86. Un libro di quasi 600 pagine che non è un catalogo delle pubblicità di quel periodo, ma di più racconta proprio tutta la storia, la dinamica e la logica con la quale creavano quelle campagne pubblicitarie. E non significava soltanto fare il video promozionale o la pagina sul topolino, ma in realtà anche decidere i nomi che avrebbero avuto quei giocattoli in Italia o come incasellarli e perché target. E per capirci, qui si parla di Micronauti, Diagloni, Transformer, Playmobil, Pelo Caldo. Sì, c'era una bambola che si chiamava Pelo Caldo. E nessuno come me che potesse farci dei video all'epoca, mamma mia, sarebbe stato oro colato. Pelo Caldo per tutti, Pelo Caldo per i vostri bambini. Mamma mia, se YouTube non mi banna adesso. E perché, come dicevo, Lapo e Nicolò sono fortunatissimi, io li invidio? Perché Alberto, loro padre, era esattamente il capo della Fasar. E Lapo e Nicolò sono suoi figli, quindi sono nati in una casa in cui giravano tutti i giocattoli che io volevo, che voi volevate, che tutti volevamo. Il bello di questo libro, che ripeto, non è un catalogo, ma è la storia di tutto questo, è proprio come viene raccontato il fatto che, ad esempio, in casa lui portasse i prototipi per farli provare ai suoi figli o agli amici dei suoi figli, anche quelli fortunatissimi. Tutto il libro quindi è praticamente scritto da Alberto. Immagino che Lapo e Nicolò abbiano fatto una supervisione, abbiano seguito il progetto, magari hanno preso appunti proprio delle storie del padre. Non so com'è andata nello specifico la dinamica della scrittura, però è chiaramente un libro fatto apposta. Tra l'altro, edito da Fasar Edizioni, che è il nome dell'agenzia, quindi è fatto proprio perché c'era evidente bisogno di volere raccontare qualcosa di quel periodo. Qualcuno si è lamentato del fatto che le immagini siano in bianco e nero, che siano piccole, però nella logica che vi ho detto, cioè che non è un catalogo, ma è un vero e proprio libro che racconta come sono nate le pubblicità dei giocattoli che noi abbiamo amato, dopo 5 pagine non ti accorgi più che le immagini sono in bianco e nero e non siano a colori. E c'è veramente un sacco di roba scritta che parte proprio dalle radici di Alberto Ferrarese come musicista, perché fra l'altro lui di quegli spot che poi noi abbiamo conosciuto per i giocattoli si occupava anche del lato musicale. Bellissimo anche questo. E quando inizia questo connubio tra Fasar e la Jig, che inizialmente gli affida dei brand come i fiammiferini, i Playmobil, poi cambia tutto con l'avvento dei Micronauti. I Micronauti, a differenza di molti altri giocattoli famosi e importanti del nostro periodo, non erano legati a nessun cartone, a nessun film. Bisognava creare
una vera e propria storia. E quindi la storia dietro i Micronauti, per come li conosciamo noi, è tutta opera di Alberto Ferrarese e della Fasar. E qui c'è scritto tutto, come andava, come hanno deciso di dare appunto i nomi, di come schierarli tra i buoni e i cattivi. Non solo, viene anche descritta la parte in cui decidono di commissionare alla Takara, che era la compagnia originale produttrice dei Micronauti, di fare dei Micronauti apposta per l'Italia. Ma la storia più appassionante è quella che riguarda i Transformer via cloni. Perché da noi arrivano prima come via cloni? Dato che in Giappone non ho più compagnie produttrici di robot trasformabili. Poi in America decidono con l'Hasbro di mettere insieme queste compagnie e di creare un brand. Quindi quello che per noi è Optimus Prime già esisteva prima, ma non era Optimus Prime in pratica. E la storia incredibilissima è che Alberto Ferrarese decise prima ancora dell'Hasbro di riunire sotto un'unica famiglia questi vari brand di robot trasformabili e chiamarli Transformer, registrando il marchio senza l'S finale. Quando la Hasbro poi decise di fare i Transformers, dovette fare a patti con la GIG in Italia, perché già c'era un altro marchio registrato che era Transformer. È una storia pazzesca! E c'è un sacco di roba qua dentro, anche con quelli che loro chiamano prodotti tattici, cioè quelli che dovevano avere una durata ridotta sul mercato, magari soltanto un paio di mesi, come Soffio Pla, The Black Hole, che proprio non ho idea di che cosa sia, ma la roba pazza che stumpallazza, ragazzi. Non so se qualcuno di voi se lo ricorda, perché questo nome, anche se è stato un giocattolo temporaneo, ce lo ricordiamo tutti quelli che siamo passati. La roba pazza che strumpallazza! Che nome fantastico! E la brillantina rimbalzina, che dire, oppure Big Domino Rally, la sabbia magica, che io quando una volta l'ho avuta fra le mani, sapete quanto ci sono rimasto di merda con la sabbia magica, che poi si impistricce tutta, è uno schifo. E chiaramente il lavoro dei pubblicitari, che però loro facevano con un gusto e con un amore e con una passione, di ogni videoclip promozionale ci sono anche tutta una serie di frame, a volte ci sono anche degli storyboard addirittura, tutto fatto in maniera artigianale, quindi gli effetti visivi, era come un vero e proprio film, come una piccola produzione, fra l'altro con effetti in stop motion, dove dovevano muovere i giocattoli a passo uno. Guardate qua gli storyboard di Eagle Force, con i fumi, i colpi di proiettile, spari, effetti sonori, i jingle musicali che abbiamo detto anche prima, dove Alberto Ferrarese cantava spesso anche nei cori. Bello. Poi ho scoperto che un sacco di giocattoli vecchi, se fossero stati fatti oggi, i bambini non avrebbero dormito la notte, perché sono pieni, zeppi, di pagliacci, clown, roba terrificante! E c'era anche il pelo clown! Pelo clown! Ma perché non avevo un canale YouTube ai tempi? Lo stesso Alberto scherza su questi nomi che oggi sembrano così tanto ridicoli, ma che ai tempi funzionarono alla grande, e non c'era, fra l'altro, quel tipo di ambiguità. Forse siamo tutti un pochino più maliziosi. Quindi consiglio, nella maniera più spensierata possibile, 10 anni nel Paese delle Meraviglie. Trovate nell'info box il link per poterlo acquistare. Ringrazio la Fasar per avermelo inviato, ma in realtà lo avrei acquistato comunque, perché mi interessava leggere tutto quello che c'è scritto qua dentro, e sono rimasto veramente soddisfatto e sono assolutamente convinto che chiunque abbia un minimo di interesse e passione per queste cose lo troverà soddisfacente. E soprattutto potrete trovare la storia di Pelo Caldo. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale, condividetelo, lasciate un like, scrivete un commento. C'è anche la pagina Facebook, il gruppo e il canale Telegram, e aspetto sempre i vostri video in cui urlate che la forza di Grayskull sia con voi! Se io vi facessi vedere questo, cosa se io vi facessi vedere questo, cosa... Oggi vi parlerò di...
Oggi vi parlerò di questo libro. E per capirci, qui si parla di Micronauti, di Acloni, Transformer. Di unire sotto un'unica famiglia in Italia tutti questi robot trasformabili prima dell'avvento dei Transformers e di chiamarli Godai!